e tutto, e la vita. E io non posso, potrei vivere senza libri. Non posso dormire la sera senza un libro sotto il cuscino, perché ho già cominciato con 6 anni di leggere con una lampadina sotto le lenzuole. E i miei genitori erano contrari. Come diceva Flaubert, i libri non ci sono per imparare, studiare, sono per la vita. Io sono molto ottimista perché credo che come me ci sono, non come sono vecchia, ci sono anche nuove generazioni che si innamorano del libro di carta, e ci sono anche lettori eclettici nel mondo che vogliono leggere una poesia di Montale in spiaggia. Non si può leggere su ebook le favole di Fratelli Grimm sul bambino, no? È importante anche. Non si può.